Proseguono senza sosta le prove dello spettacolo scritto e diretto da Giovanni Anfuso, che debutterà il 23 gennaio nel meraviglioso Tempio Barocco di via Vittorio Emanuele. La Badia di Sant'Agata farà infatti da cornice allo spettacolo Agata la Santa Fanciulla, prodotto da Buongiorno Sicilia e Vision Sicily, realizzato dalla stessa squadra che negli ultimi anni ha ottenuto uno straordinario successo con Inferno di Dante e Odissea di Omero. La stupefacente bellezza della Badia, creata da Giovan Battista Vaccarini per la patrona di Catania, sarà un motivo d'attrazione in più per Agata la Santa Fanciulla. Ne è fermamente convinto Giovanni Anfuso, autore e regista di questo dramma sacro della città di Catania, ispirato agli atti del martirio, che debutterà giovedì prossimo con il patrocinio del Comitato per i Festeggiamenti Agatini, del Comune di Catania, della Curia Arcivescovile e con il sostegno di Isola Bella Gioielli. È il momento in cui il lungo e laborioso lavoro delle prove comincia a prendere corpo. Qui alla Badia di Sant'Agata arrivano gli elementi scenici, i costumi, le luci, le musiche per dare una forma definitiva al nostro spettacolo, Agata, la Santa Fanciulla. Insieme a questo l'interesse, la curiosità della città, di tanti, tantissimi che hanno già comperato i biglietti, oltre a un dato non prevedibile, l'interesse di tante, tante scuole che si sono prenotate per assistere al nostro spettacolo. Sono stati già calendarizzati i primi due matinè proprio per le scuole e altri certamente ne arriveranno. Vi aspettiamo. Agata, la Santa Fanciulla, alla Badia di Sant'Agata, a Catania. Agata la Santa Fanciulla andrà in scena nei giorni 23, 24, 25, 29, 30 gennaio e 1 febbraio. Ogni sera sarà rappresentato per tre volte, alle 20, alle 21 e alle 22.